Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Oggi siamo qui al Campo Felice, ci sono gli impianti e siamo praticamente appena prima della galleria che porta a Rocca di Mezzo. E oggi in solitaria, mi hanno lasciato da solo, e vabbè, però ogni tanto ci vuole un po' di pensieri, la natura, bello, bello anche in solitaria, ogni tanto fa bene. E quindi niente, faremo un tragitto che praticamente da qui porta su, penso per questa montagnetta qui che probabilmente non so come si chiama, e poi dovrebbe essere cresta fino ad arrivare qui sopra gli impianti di Campo Felice per credo riscendere e fare questo giro ad anello. Vediamo. Non sono preparatissimo come al solito, quindi continuate a non seguire quello che faccio e quello che dico, però buona visione. È qui meravigliosa la vista sul costone occidentale, qui il Puzzillo, che è, non mi ricordo se è la cimata o il passeggio del Puzzillo, invece poi di qua la cimata di Puzzillo e altre due che non ricordo, che abbiamo fatto qualche mese fa. Giornata meravigliosa, c'è un sole incredibile, fa caldo però si sta bene, fa molto molto caldo. Oggi era da maglietta a maniche corte. C'è un vecchio stazzo, non si sa che cos'è, e da qui si prosegue su e poi proseguiamo avanti. Primo segnale, proseguiamo per Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Ovindoli. Andiamo verso di qua. Oggi ragazzi vi stupirò con effetti speciali, ho messo il GPS a consiglio di tutti quelli che mi dicevano che è meglio usare il GPS. Io ho dato retta, guardate che bello, siamo a Colle della Forcamiccia e proseguiremo dritti per di qua. Qui come al solito qualcuno si diverte a fare queste cazzate. E quindi noi, visto che siamo delle persone oneste e brave, sistemiamo le cacate che fanno. Adesso chi passerà di qua sa che giù da questa parte c'è il vallone, la strada che riporta sul sentiero delle mountain bike. Bene, è proprio qui dove abbiamo sistemato il palo con le indicazioni. Attenzione, c'è questo sasso 166C che porta per la corretta via. Bel dislivello questo tratto, importante, e da qui meravigliosa la vista. Cima di Saralunga, 1909 metri, panorama magnifico. Ah, facciamo un bello spuntino, questo 360 stupendo, e poi si riparte.
mi è venuta voglia di scià, quindi prossimamente uscita in tavola se nevica. Diventa dura qui la salita e eravamo lì sotto agli impianti. È dura, ma ho fatto Monte Amaro, ho fatto Monte Amaro. Continua la sfacchinata e a tutti quelli che hanno detto che è meglio seguire il GPS. Io farei un passo indietro e oggi è la prima e l'ultima volta che userò il segnale GPS, perché qualunque strada segnata possa essere stata fatta, può essere anche sbagliata, ed oggi secondo me qualche cazzata seguendo il GPS l'ho fatta. Quindi ragazzi, ritorno del mio parere, no GPS, no traccia GPS. Vai, pettate magnifiche con la traccia GPS. Dai, dai, vai. Vista magnifica. E comunque oggi niente, mi è presa la fissa questo GPS, non GPS. Probabilmente la traccia che ho seguito è una traccia invernale, quindi praticamente ho fatto quello che c'era da fare, un po' più piccozza su Sassaia. E quindi se dovete seguire una traccia GPS e cercare di capire se è una traccia invernale o meno, perché altrimenti rischiate di fare vie che non vanno bene, che non vanno fatte. Comunque, Monte Rotondo fatto e adesso andiamo avanti per la cima della Cisterna, se non sbaglio, non ho capito come cazzo si chiama. E mo, quasi quasi una bella dronata ci sta. Bella dronata e adesso scendiamo, andiamo giù verso il Monte Cisterna.
Monte Cisterna fatto. Eravamo lì nel rifugio Monte Rotondo. Qui c'era la croce del Monte Rotondo. Siamo scesi da questa stradina e venuti qua. Siamo arrivati al Cisterna. Adesso riscendiamo da qua e andiamo giù, penso per subito dopo gli impianti, verso Campo Felice, e siamo alla macchina. Grande giornata. Questa posizione è veramente un 360 completo su tutte le vette principali d'Abruzzo, e capisco anche perché il Monte Rotondo, perché da su a 360 si vede tutto. Colle del Nibbio, l'ultima vetta di giornata, e adesso torniamo giù verso la macchina. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre vi invito a continuare a mettere mi piace e iscrivervi al canale. E niente, buona serata, ciao.